Il poema epico si apre sempre in questo modo, quindi con una protasi, e dopo la protasi c'è l'invocazione alla musa. Ma soffermiamoci oggi soprattutto sulla protasi, quindi su questa primissima parte, dove il poeta sintetizza quello che sarà l'argomento di tutto quanto il poema. Quindi la protasi serve a questo, serve a sintetizzare quale sarà l'argomento del poema. E dice appunto: canta o dea. La dea è la musa. La musa è la dea a cui sempre fanno appello i poeti quando incominciano un poema, perché le muse sono figlie di mnemosine, cioè sono figlie della memoria. Devono servire per ricordare, invocare la dea, quindi invocare la musa all'inizio del poema, vuol dire invocare la memoria. Cioè che il poeta deve cercare di richiamare tutto quello che, tutte le vicende che deve narrare, tutti i versi, e quindi richiama la memoria. Canta Odea l'ira di Achille, figlio di Peleo. Abbiamo già detto che l'Iliade non racconta tutta la guerra di Troia, ma racconta l'ira di Achille. E quindi questi 51 giorni che sono caratterizzati da questo. Achille che si arrabbia e quindi decide di uscire dalla lotta, diciamo, dal combattimento, e poi alla fine Achille che ci ritorna nel combattimento dopo che è stato ucciso il suo compagno, il suo amico Patroclo, che è il compagno Patroclo. Ecco, sì, non approfondiamo. Rovinosa, l'ira di Achille è rovinosa perché stava portando addirittura i greci a perdere perfino la guerra, no? Che mali infiniti provocò agli Achei. La sua rabbia ha portato mali infiniti agli Achei. Nel corso di queste battaglie molti furono i guerrieri greci che persero la vita intanto che Achille era lontano dal combattimento. E molte anime forti di eroi sprofondò nell'Ade. L'Ade è l'oltretomba quindi dei greci. Molti quindi dei guerrieri greci sprofondarono nell'Ade, vuol dire quindi che morirono. E i loro corpi fece preda dei cani. I corpi dei guerrieri erano lasciati sul terreno di combattimento, sulla pianura di Troia. Preda dei cani. Arrivavano quindi i cani a mangiare, diciamo, quello che era i resti, gli avanzi, quello che era rimasto di questi corpi di guerrieri morti. E di tutti gli uccelli. Quindi gli uccelli che mangiavano anche loro i resti di questi guerrieri. Si compiva il volere di Zeus. Infatti, Zeus ha promesso a Teti di favorire l'esercito troiano. Teti, infatti, si era molto adirata e aveva chiesto a Zeus di favorire i troiani. E Teti è la madre di Achille. Achille si era arrabbiato. E di conseguenza non solo aveva lasciato l'esercito privo della sua forza e privo della sua potenza, non solo, ma aveva anche fatto sì che aveva anche invocato sua madre, la ninfa Teti, la quale aveva chiesto poi, stavo dicendo quindi che Achille, arrabbiato, invoca sua madre, cioè dice a sua madre: ma guarda un po' cosa mi ha combinato Agamennone, guarda cosa mi hanno combinato questi greci. E allora Teti chiede a Zeus di favorire i troiani, chiede a Zeus di, insomma, di far vincere i troiani, e questo quindi sarà ulteriore motivo di disgrazia per i greci. Dal primo istante in cui una lite divise l'Atride, signore di popoli, ed Achille divino. Quindi dal momento in cui si creò una contesa, una lite, fra l'Atride, quindi il figlio di Atreo, che è Agamennone, e il divino Achille. Achille è divino perché, come vi stavo spiegando, è figlio di Teti, è figlio di una ninfa, di una ninfa marina. Da quel momento in poi le sorti per i greci andarono declinando e invece i troiani stavano per vincere proprio la guerra. Ma andiamo all'antefatto. Come mai c'è questa ira di Achille? Come mai Achille si è arrabbiato? In cosa consiste questa lite, questa contesa fra Teti
Achille e Agamennone. Andiamo alla pagina quindi 48, Crise e la peste. Immediatamente, subito dopo il proemio, l'invocazione alla musa, alla dea del primo verso, immediatamente, subito dopo, c'è il racconto della causa che ha portato Achille ad arrabbiarsi con Agamennone. E la causa è questa: la schiava che gli è stata sottratta. Ma andiamo per ordine, leggiamo. Ma chi fu tra gli dèi colui che rispinse a contesa? Chi ha spinto a contesa Achille e Agamennone fra di loro? Quale fra gli dèi? Lo sai tu, Tomasoni, eh? Apollo. È Apollo che ha spinto a contesa. Esatto, Apollo che poi porterà la peste, eccetera. Perché? Perché uno dei sacerdoti di Apollo, vale a dire Crise, era venuto nel campo dei greci a richiedere la Criseide, sua figlia, che era stata rapita da Agamennone. Fu il figlio di Leto e di Zeus, il figlio di Latona, detta anche Leto, e di Zeus, e appunto Apollo. Adiratosi contro il re, si è arrabbiato contro il re Agamennone, Apollo. Scatenò sull'esercito un morbo maligno, e appunto la pestilenza che coglie l'esercito dei greci, che è portata da Apollo. E la gente moriva, perché il figlio di Atreo non aveva fatto onore a Crise, per il semplice fatto che Agamennone non aveva onorato Crise, il sacerdote di Apollo, il venerando Crise, l'anziano Crise, suo sacerdote. Venne costui e le rapide navi degli Achei. Gli Achei avevano ormeggiato le loro navi nei pressi della pianura di Troia. E quindi Crise era venuto presso di loro a chiedere, a implorare di restituirgli la figlia Criseide per riscattare la figlia. Cioè, riscattare vuol dire che lui era disposto anche a pagare per avere di nuovo in cambio sua figlia libera, portando un compenso ricchissimo. Quindi portando con una sorta di tesoro. Quindi tesoro per riscattare la figlia. Malgrado ciò, Agamennone l'aveva cacciato via in malo modo. Portando un compenso ricchissimo, aveva in mano le bende di Apollo saettatore. Le bende caratterizzano il sacerdote. Cioè il sacerdote, diciamo, si avvolge nelle bende, le bende appunto sacerdotali. Queste bende dovevano automaticamente, diciamo, generare rispetto, onore nei confronti, renderlo immune insomma, dai sentimenti di Agamennone, diciamo, dal risentimento di Agamennone. Invece Agamennone, come vedremo, sarà sprezzante e questo sarà causa di tutti i dolori seguenti. Intorno allo scettro d'oro, anche lo scettro evidentemente è un'altra prerogativa del sacerdote, e pregava tutti gli Achei, più degli altri i due Atridi ordinatori dei popoli. Quindi Crise chiede e si rivolge a tutti quanti gli Achei. Achei è un altro modo per dire greci. Gli Achei, cioè i greci del periodo miceneo, erano chiamati anche così, Achei. Quindi si rivolge a tutti quanti i greci, ma in particolar modo a chi? Ai due Atridi. Chi sono i due Atridi? Sono Agamennone e Menelao, i due figli di Atreo. Scusate, sì, Agamennone e Menelao, sì. Menelao è il re di Sparta, vi ricordate, quello a cui era stata rubata Elena, rapita volevo dire Elena, sì, era stata rapita Elena, che poi aveva chiesto aiuto, mentre invece Agamennone è il re di Micene e quindi è il capo della spedizione. Infatti Micene allora era la città più importante dei greci, tant'è vero che allora si parlava di civiltà micenea, proprio perché la città più importante di tutte era Micene. Atridi e voi altri Achei, quindi voi figli di Atreo, Agamennone e Menelao, ma voi tutti quanti greci che portate solide gambiere, una specie di epiteto formulare, no? Le gambiere erano una sorta quasi di parastinchi, chiamiamoli così, che dovevano servire a proteggere nel corso delle battaglie, a proteggere le gambe, insomma. Vi concedano gli dèi che hanno casa in Olimpo, quindi gli dèi che risiedono nell'Olimpo. Gli epiteti formulari, le solide gambiere, vi concedono gli dèi che hanno casa in Olimpo di abbattere la città di Priamo. Priamo
pensate, addirittura lui che è un sacerdote, pure un sacerdote troiano, addirittura dice: vorrei che voi, che foste voi a vincere la guerra di Troia. Cioè dice addirittura: vengo da voi in pace, anzi vengo da voi addirittura augurandovi di vincere voi la guerra, capite? Di abbattere la città di Priamo, è un felice ritorno in patria, vi auguro di ritornare felicemente in patria, ma liberate a me la figlia amata, l'unica cosa che vi chiedo è quella di restituirmi la figlia, potete anche vincere, non mi interessa. Accettate il riscatto, onorando il figlio di Zeus, Apollo Saettatore. In questo modo, quindi, accettando il riscatto, i greci non solo avrebbero avuto, cioè, tutte le ricchezze che portava con sé Crise, ma avrebbero avuto forse addirittura il favore di Crise stesso e del dio Apollo. Invece, rifiutandolo, così come hanno fatto in modo arrogante, hanno causato solo distruzione, danno e distruzione. Quindi non hanno ricevuto il premio, il denaro, il riscatto, insomma, che aveva portato con sé Crise. E per giunta hanno avuto Apollo come nemico da quel momento, tanto che, appunto, come vedremo, porterà la pestilenza nel campo dei greci. Allora, fra gli Achei, tutti gli altri acclamarono. Tutti gli altri, tranne proprio quelli che invece dovevano acclamare anche loro, cioè Agamennone e Menelao. Rispettare il sacerdote, accettare il riscatto splendido. Questo era il pensiero, quindi, di tutti gli altri guerrieri greci, cioè di accettare la proposta di Crise. Ma non era questo invece l'intento di Agamennone. Ma non era d'accordo, infatti, dice Agamennone Atride, che lo scacciava malamente. E quindi si rivolge in modo sprezzante a Crise. Faceva una dura ingiunzione. Sì, in modo irrispettoso a sacerdote Crise. Vecchio, che io non ti colga presso le navi ricurve. Quindi, per il momento, sei arrivato qui, adesso, presso queste navi, e te la sei cavata. Ma non ti permettere di ritornare un'altra volta. Perché se ritorni un'altra volta, non ritorni più sano e salvo a casa. Né ora ad indugiarvi, né poi a tornarvi di nuovo. E non stare qui, vattene subito via. Non ti sarebbe d'aiuto lo scettro nella benda del Dio. In quel caso, se tu per caso ritornassi qui, oppure anche semplicemente se decidi di rimanerci, non ti servirebbe a niente, non ti renderebbe immune né la benda né lo scettro, che sono appunto, come dicevamo prima, proprio i segni invece della dignità sacerdotale. Lei, io non la libero, lei, Criseide, tua figlia, io non la libero. Dovrà prima invecchiare nella mia casa, in Argo, lontano dalla patria, intenta al telaio e pronta al mio letto. Lei è destinata a quello, cioè è destinata ad essere la mia donna, la mia schiava, la porto con me ad Argo. Abbiamo detto che lui è re di Micene. Re di Argo sarebbe Diomede. Comunque, Argo e Micene erano due città talmente vicine che spesso anche gli antichi, quando parlavano dell'una, parlavano dell'altra, perché erano vicinissime fra di loro. Due città del Peloponneso, quindi di quella penisola in cui si trova anche Sparta, Olimpia, eccetera, però molto molto vicine a loro. Pronta al mio letto, perché le schiave dovevano soddisfare tutti i desideri del loro padrone, non solo di lavorare, no? Intenta al telaio lavorare, tessere la tela per lui, ma anche andare incontro a tutti quanti i suoi piaceri. Ma vattene, non mi irritare e fa di tornartene sano. Quindi vattene via da qui, non mi far arrabbiare ulteriormente, e in questo modo potrai ritornare sano a casa. Altrimenti dovrai anche stare attento alla tua salute. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.